Eccoci qua, gente cinefila di Movie Player, bentornati al quinto panel del giorno, quinta diretta di questo primo intensissimo giorno di Ultra Pop Festival. Ciao Luca, qui con me di nuovo, ciao. Mi Ciao, senti? ciao a tutti. Ecco, insomma, io ti sento, tu mi Vai, vai. senti? Ci Sì, siamo? ti sento. Beh, questo è il panel, io lo dico chiaramente, questo è il panel più atteso da Giuseppe in assoluto. Giuseppe è un sacco di tempo che aspetta questo momento, Io quindi insomma, non, io io inizierei vorrei, subito, io guarda, inizierei perché subito, dico veramente. solo una cosa che non, cioè, non ho timore di dirlo, sono emozionatissimo per questo momento perché abbiamo un ospite d'eccezione, un grande professionista, una delle voci più iconiche del giornalismo sportivo italiano, ma forse del giornalismo italiano in generale, perché abbiamo il grandissimo onore di avere con noi per parlare di The Last Dance il mitico Flavio Tranquillo. Ciao Flavio! Buonasera a tutti, ciao, Grazie ciao. Flavio, grazie per essere qui. Grazie, grazie per essere qui. Io ripeto, a costo di non sembrare per niente professionale, essendo uno di quei ragazzini che ha vissuto quegli anni 90 davanti alla TV di notte, facendo le scuole medie e superiori, ascoltando le sue telecronache, è una grande emozione per me avere qui, poter parlare con lei di The Last Dance, ma andiamo subito nel vivo. Noi Però spettatori ci non con siamo. lei. Andiamo nel vivo, ma non con lei, se no non Posso... potremo mai andare Ok, allora posso darti del tu. Bene, avanti. aspettavo questo benestare supremo. Perfetto, ok. Allora, Flavio, andiamo subito nello specifico. Noi ci siamo emozionati con The Last Dance perché, diciamo, da appassionati, ma da profani non sapevamo tante cose. Ma il tuo punto di vista da spettatore, tu che c'eri, l'hai vissuto quegli anni, qual è stato? Quindi come hai vissuto, come Flavio Tranquillo ha vissuto questo The Last Dance che ha caratterizzato queste settimane di pandemia che ci siamo lasciati alle di lockdown che ci siamo lasciati alle spalle. È una prospettiva particolare, non perché io sappia chissà che cosa o abbia vissuto chissà che cosa, però è naturale che essersi occupati professionalmente di un evento e poi riviverlo attraverso diciamo, del materiale storico, inizierei da qui, comunque molto interessante, ma naturalmente è una prospettiva diversa rispetto a quella che potevano avere, che ne so, i miei figli che non c'erano, piuttosto che chi ha seguito in qualche maniera. O chi potenzialmente c'era, ma non ha mai visto una partita dei Bulls e conosce Michael Jordan solo per motivi legati al cinema o alla pubblicità. Quindi non potrei dirti mi sono emozionato, però di certo ho avuto la possibilità, questo sì, di capire ancora meglio che quello che noi vedevamo nel 98 senza rendercene conto, perché è tipico dei contemporanei, era un qualche cosa di cui si sarebbe parlato non solo 22 anni dopo, ma probabilmente si parlerà tra 50 anni, se non tra 100 anni, perché quel signore, ecco, questo signore qui ha cambiato non solo il basket, non solo il basket NBA, non solo lo sport, ha cambiato tante, tantissime cose, non tutte in meglio, non tutte in peggio. Però le ha cambiate molto profondamente e diciamo The Last Dance è stato un momento importante per fare il punto e fissare ancora di più come e quanto le abbia cambiate, dal mio punto di vista. Ecco, secondo te che immagine è emersa di Michael Jordan da The Last Dance? Cioè, in qualche modo ha gettato qualche ombra o essendoci comunque il suo benestare dietro l'operazione, ha soltanto rinforzato il suo mito? Beh, allora è importante sapere che appunto c'è il suo benestare, è stato lui imprimatur, questo non significa che non ci sia verità o non ci sia contenuto informativo, però naturalmente stiamo parlando di una serie televisiva che ha dei legittimi obiettivi commerciali e che è sotto il controllo editoriale di un signore e di una impresa commerciale, quindi non la prenderei come un prodotto giornalistico. È molto importante, secondo me, riuscire a spiegare che stiamo parlando di una serie televisiva, però una serie televisiva basata su cose accadute, non è Peaky Blinders, non è Breaking Bad, non è Better Call Saul. Se viene giudicata come Peaky Blinders o Better Call Saul, ovvero sia quel personaggio mi sta simpatico, quel personaggio mi sta antipatico, può essere un giochino divertente,
però naturalmente quel personaggio in questo caso è in carne ed ossa, non è la creazione di uno sceneggiatore. Da questo il punto fatto di che sia in carne ed ossa non significa che corrisponda a quello che abbiamo visto. Da questo punto di vista io ho letto tantissime persone che parlavano di Michael Jordan come il grande cattivo, no, delle serie TV del 2020, no? Veniva visto un po' chi come l'eroe, chi come l'antieroe, e quindi sì, effettivamente è stata vissuta così, e da questo punto di vista io mi ricollego, secondo te, cioè tu ti aspettavi questo successo così popolare, se vogliamo, per una serie del genere, perché sono passati tanti anni comunque, no? Probabilmente è stato un vantaggio che siano passati tanti anni, perché molti l'hanno guardata proprio come una serie senza alcun senza tipo ricordarsi. Né pregiudizio né giudizio, cioè era come se fosse una serie esattamente come qualsiasi altra serie TV. Ribadisco, per me è difficile farsi un'idea su persone o eventi o questioni complesse, come sicuramente è stato il passaggio dell'NBA da un'epoca storica in termini commerciali a un'epoca storica completamente diversa, basandosi su 10 puntate straordinarie, ma naturalmente parziali in tutti i sensi dell'aggettivo. Anche il resoconto di Joseph Pulitzer è parziale, però naturalmente è parziale, ma cercando di obbedire alla volontà di dare la miglior fotografia possibile di quello che è successo. The Last Dance è un prodotto in cui Michael Jordan e l'NBA vogliono dare la migliore impressione di quello che è successo, la migliore immagine. Ed è interessante che per Michael Jordan di questa immagine faccia parte anche il lato aspro, il lato duro, il lato del cattivo. È molto interessante e direi è molto contemporaneo. Penso che sia meglio saperlo, certo. Penso che sia meglio saperlo per non ridurre necessariamente Michael Jordan a questo, come sarebbe stato sbagliato ridurlo al santino che ne avevamo noi negli anni 90, sì. In cui pensavamo che fosse uno che schiacciava sempre, il marito ideale, l'uomo ideale, be like Mike, eccetera, eccetera. Naturalmente ambedue le cose sono rappresentazioni. È molto interessante che la rappresentazione migliore, tra virgolette, oggi è più quella che fa vedere il cattivo, quello spietato, quello duro, che non quella di Be Like Mike che carezza i bambini come se fosse Paolo VI. Ecco, noi infatti non a caso abbiamo chiamato questo incontro Quando lo sport incontra l'epica, perché secondo noi The Last Dance rispetta proprio degli archetipi della narrazione, no? C'è l'antieroe, c'è il cattivo, c'è la spalla, quindi come a livello di storytelling sportivo The Last Dance come si configura? Si configura così, si configura come una narrazione, e quindi questo non esclude che gli elementi che sono parte della narrazione siano accaduti o siano accaduti in quei termini. Naturalmente, se io faccio una scelta che è del tutto legittima di caratterizzare Jordan come il cattivo, Pippen come il sottopagato, Rodman come il mezzo pazzo e Steve Kerr come il saggio, sto assolutamente prendendo delle parti di quella che posso indovinare, pur non avendo rapporti personali, ma posso indovinare sia la personalità di queste quattro persone. Però naturalmente le sto combinando una con l'altra all'interno di un impianto narrativo che è predeterminato e che obbedisce a una totalmente legittima ambizione, che è quella, diciamo, semplifichiamo, di fare tanti ascolti nel caso della serie televisiva. Non c'è alcunché di male, però secondo me è anche, o dovrebbe diventare, o mi piacerebbe personalmente che diventasse, l'occasione per dire: assieme a questo c'è anche il tentativo di restituire la parte di realtà che io vedo senza aver prima determinato una cornice al di fuori della quale i personaggi non possono muoversi. Invece a me piacerebbe che questa cornice non esistesse, e che se io vedo
Jordan come cattivo, Pippen come gregario, eccetera, eccetera, li renda così. Però non è necessario, per esempio, espungere dalla narrazione. È vero che oggi Pippen guadagnava 2 milioni, sembra dire è sottopagato. Però è storicamente sbagliato non far capire che i 2 milioni del contratto di Pippen firmato quando l'ha firmato in quell'NBA non rappresentavano, non integravano l'idea di sottopagato che integrerebbero oggi. Certo. Io potrei sempre rendere Pippen, però non levando, non espungendo questo. Rendere Jerry Krause in una certa maniera è possibile, ma è parziale. Ripeto, tutto è parziale, perché altrimenti altro che 500 ore di girato, non basterebbero 5 milioni di ore di girato, dovremmo vedere tutte le giornate di tutti i protagonisti di è impossibile. Però è chiaro che lì c'è una cornice, ed è secondo me la cornice da cui tu non devi sbordare. I margini sono la differenza tra, vogliamo chiamarlo storytelling e giornalismo, sono sempre categorie, però c'è questa differenza. Io nel 98 vivevo in un mondo di storytelling, nel 2020 ambirei a vivere in un mondo in cui, se c'è da andare fuori dai margini, io credo che sia necessario farlo, perché se tutto è storytelling poi perde anche di intensità e di senso lo storytelling, e rischiamo anche di confonderlo un po' troppo col giornalismo, che non nel caso dei Bulls, ma in altre situazioncine della nostra vita quotidiana, temo abbia un suo ruolo. Sì, questo è un problema che noi, questo è un problema che noi col cinema affrontiamo poi spesso, perché il documentario dall'esterno è considerato come la realtà, no? Come appunto fosse qualcosa simile al giornalismo, ma in realtà il documentario è cinema, è film, è scrittura soprattutto, e il montaggio è un modo fondamentale per fare storytelling. In The Last Dance si vede, perché veramente è un lavoro di montaggio incredibile, anche se vogliamo su più linee narrative, no? Su più linee temporali. Attraverso quello loro riescono a raccontare la storia che vogliono, nel modo che vogliono. Ed essere sicuramente degni di essere chiamati, oltre che serie televisiva, anche documentario, l'importante sarebbe, secondo me, se io mi fossi incuriosito alla questione dei Bulls tramite The Last Dance, non fermarmi a The Last Dance, ma andarmi a leggere, che ne so, il libro di Rodman, il libro di Jackson, materiale su Jordan, andare a vedere magari un'intervista più lunga di 10 minuti di Steve Kerr, che vale sempre la pena, tra parentesi, eccetera, eccetera. Credo che manchi un po' questo, ma non è colpa di The Last Dance, è colpa nostra come fruitori. La discussione su come dentro The Last Dance, secondo me, penalizza il tentativo di capirlo meglio, perché mi sono incuriosito tramite The Last Dance. Se io vedo un documentario di un'ora sulla strage di Piazza Fontana e non ne conoscevo l'esistenza, sicuramente ho fatto un passo avanti. Se certo. Però mi fermo, lo dovesse aver fatto il migliore di tutti nella maniera migliore possibile, non potrò mai aver esaurito in un'ora o in 10 ore o neanche in 100 ore nel caso di Piazza Fontana la complessità della vicenda. Sarebbe importante capire che quelle sono inizi, diciamo, di possibile approfondimento che tu devi fare, a maggior ragione se posso, quando il prodotto è, come in questo caso, di un certo tipo, che non significa falso o artatamente falso, significa, ripeto, un prodotto con dei margini. Invece tu sia come puoi uscire dai margini, certo, è come se fosse una lucente punta dell'iceberg della SDS, c'è tanto sotto di cui approfondire, sì. Insomma. Certo. Detto poi che nello specifico di The Last Dance al suo successo ha concorso il fatto che l'NBA fosse ferma, esatto, è questo, ecco, fosse il lockdown e abbia avuto una spinta da tutti i punti di vista straordinaria con il trattino. Esatto, io volevo arrivare proprio a questo, al tempismo felice di The Last Dance, che fra l'altro è stato anticipato proprio perché mi era previsto per giugno, se non ricordo male, è stato anticipato apposta.
quanto è riuscito a ricreare l'evento sportivo? Perché sappiamo che Netflix di solito vive di binge watching, distribuisce le serie tutte insieme, invece questa l'ha fatta, l'ha distribuita un po' per volta, due episodi per volta, quindi ci ha ridato la percezione dell'evento in un momento in cui non avevamo eventi sportivi. Questo quanto ha aiutato The Last Dance? Beh, da un punto di vista di numeri credo che l'abbia aiutata molto, però io penso che la valenza di quello che è successo, o meglio, la domanda che mi viene è: The Last Dance era previsto per l'inizio di giugno, sostanzialmente in parallelo con le finali NBA. Non ho idea, anche perché non ho la preparazione, e non ho la preparazione perché non mi interessa se avrebbe fatto numeri di ascolto X piuttosto che Y, però mi sembra di poter dire che se è previsto durante le finali e se è legittima la domanda che hai fatto tu, ovvero sia ha sostituito in poche parole l'evento sportivo, cioè non c'erano le partite NBA e si guardava The Last Dance e si commentava The Last Dance invece della difesa sul pick and roll dei Lakers, semplifichiamola così. Io non dico né positivo né negativo sulla cosa, dico solo attenzione a non ingenerare l'equivoco che ogni partita di pallacanestro, ogni evento sportivo, ogni squadra possa essere The Last Dance, comprendere personaggi come quelli che vengono tratteggiati con centinaia di ore di lavoro, di scrittura, montaggio, eccetera, eccetera, in The Last Dance, perché sennò buttiamo via probabilmente due cose, sia The Last Dance che lo sport, non tanto la pallacanestro. Infatti, perché... no, dicevo, questa sarebbe stata un'altra mia domanda, nel senso che sappiamo tutti, lo sapevamo anche prima di vedere The Last Dance, che Jordan, insomma, è veramente unico, no? È stato unico nello sport. Quanto secondo te una serie del genere si potrebbe applicare ad altre squadre, ad altri personaggi sportivi? Cioè, quanti, perché ce ne sono tanti di sportivi eccezionali ovviamente, però Jordan e quelli che erano insieme a lui erano veramente dei personaggi anche sopra le righe da questo punto di vista. Allora, la risposta facile potrebbe essere: vedi che figata, se mi fate parlare in francese, The Last Dance, se lo facessero sul calcio italiano, la pallacanestro italiana verrebbe fuori una schifezza. Questa sarebbe una risposta facile, popolare e stupida. Il lavoro, quel lavoro lì è un lavoro, secondo me, tecnico. Se tu prendi quei professionisti, ognuno nel suo campo, e crei le condizioni, poi faccio magari un passo indietro sulle condizioni, lo puoi fare benissimo su Scafati o su il Città di Castello di calcio. Non vedo perché non dovresti poterlo fare, in ipotesi. Quando parlo di condizioni, parlo di una tempesta perfetta in cui l'NBA, per reazione a una crisi, e credo che il tema della reazione alla crisi in questo momento possa essere importante per tutti, per reazione a una crisi decide di cambiare politica e quindi fa del signore che sta schiacciando nell'immagine in questo momento il suo ambassador. Perché? Perché sono buoni, perché lui è un ambasciatore nel senso diplomatico? No, tanto è vero che poi addirittura viene tratteggiato come il cattivo, che lo vediamo che prende letteralmente per i fondelli una persona come Jerry Krause, che ha pagato un prezzo alla disabilità piuttosto serio, come poliomielite. Lui gli dice: senza mezzi termini sei uno storpio. È questo quello che succede. Quindi, voglio dire, come reazione a una crisi, l'NBA sceglie Michael Jordan come ambassador e segue un certo tipo di politica. Noi vediamo, anche a 22 anni di distanza, il senso di questo e lo capiamo. Cioè, è passato, però non è che sia un criterio impossibile o che ci sia una matrice culturale. Cioè, no, culturalmente noi non lo possiamo fare, perché se lo facessero su Cristiano Ronaldo i tifosi dell'Inter o dell'Atalanta o del Milan o del Napoli non lo guarderebbero. Già ho parlato in francese prima, diciamo, queste sono fesserie. Se da una parte l'impostazione è: io sono un'impresa commerciale, la miglior politica commerciale è
Michael Jordan, ambassador, ci sono dei fondamentali, dei pilastri del marketing che nascono con Michael Jordan, cioè certo. C'è una cosa che si chiama circuits of promotion nel marketing, che diciamo potremmo tradurre come sinergia, che proprio ha come esempio, come case history classica di inizio, Michael Jordan con la Nike, con l'NBA e con New Trust, che aiuta, non c'è una posizione sopraelevata, è un circuito in cui tutti alimentano il successo commerciale di tutti. Se tu vuoi fare questo, può venire fuori, ripeto, The Last Dance anche sulla squadra dell'oratorio, atteso che tu abbia telecamere di quel livello, professionisti certo. di quel livello, regia, scrittura, accesso, bla bla bla. Si tratta solo di intendersi certo. e di capire bene che tipo di prodotto è. C'è però, secondo me, una caratteristica in The Last Dance che viene in realtà poi dalla storia dei Bulls e di Jordan. Cioè, quando tu vai a scrivere, per esempio, delle serie anche sportive, mi viene in mente Friday Night Lights, che non so se conosci, che per me è sì. un'ottima serie da quel punto di vista, devi inserire, no, quelli che noi chiamiamo dei twist, dei cambiamenti di rotta, che in realtà sembrano inventati in Friday Night Lights, a volte uno può pensare anche magari sono anche esagerati, poi in realtà vedi The Last Dance, dove il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi probabilmente cambia sport, o addirittura succedono veramente delle cose assurde che se uno le vedesse in un film penserebbe hanno esagerato. E da questo punto di vista loro veramente hanno offerto, secondo me, tantissimo materiale per poter creare quest'epica che abbiamo visto, che abbiamo vissuto. Assolutamente sì, credo che sia un'osservazione molto interessante. Io l'impressione che ho avuto vedendo The Last Dance è, anche se non ricordo così nel dettaglio quei tempi, però ho conseguito l'impressione che io l'avessi già vista, ovvero sia che mentre succedeva quello che succedeva, Jordan, i tre titoli, la morte del padre, i baseball, il ritorno, l'ultima stagione, ma ci stavano già facendo vedere The Last Dance, l'NBA ci stava già facendo vedere The Last Dance, naturalmente non aveva quella forma perché non c'era lo spazio di 10 puntate, non c'era tutto quel lavoro di montaggio, però diciamo la trama è una trama che non è stata sceneggiata, questo è molto importante capirlo, non è che l'NBA ha fatto andare, anche se ci sono centinaia di teorie del complotto, ma non è che ha detto creo in laboratorio il personaggio Jordan, poi gli faccio uccidere il padre da un sicario, così poi lui lo mangiamo. C'è molta gente che è convinta di questo, che è semplicemente l'altra faccia della medaglia di credere che quelli siano i Chicago Bulls, quello sia Michael Jordan, quella sia l'NBA. Non è così, però di certo loro hanno portato il concetto di narrazione tipica, ognuno può scegliere il termine che vuole, lo hanno portato nella realtà, oggettivamente nella realtà, e non alterando la realtà, ma, come posso dire, sottolineandola in maniera molto sapiente. Il che è interessante oggi, 22 o 25 anni fa, non è interessante, è deflagrante. Ripeto, come tutti i contemporanei, io 25 anni fa, adesso capisco che capivo, ma non riuscivo a razionalizzarlo, non capivo a capirlo fino in fondo, non arrivavo a capirlo fino in fondo. Tutto l'impatto che esatto. ci sarebbe stato, certo. Flavio, a proposito di teorie del complotto, io questa curiosità finalmente la posso chiedere a un grande esperto e appassionato come te. Gira voce che The Last Dance abbia avuto il via libera da Jordan quando nel 2016, se non ricordo male, LeBron James con Cleveland vince l'NBA e quindi lui voleva proteggere Michael Jordan, la sua legacy. Si vedeva quasi messo in ombra dall'immagine di LeBron James e abbia dato il via libera soltanto dopo che LeBron James stava insomma dominando l'NBA. Questa cosa secondo te è credibile o è una diceria che non ha nessun fondamento? Non la prenderei in questi termini, nel uh-huh. senso che non ho alcun elemento in un senso o nell'altro. Posso fare delle ipotesi logiche, sì.
da addetto ai lavori, che non è un titolo di merito, ma è semplicemente una questione oggettiva, e anche da appassionato di pallacanestro, devo dirti che qui torno a parlare in francese, non me ne può fregare di meno. Cioè, non accetto questo tipo di dialettica. Secondo me, per quella che è la mia esperienza, non possono accettarla neanche Jordan e LeBron James, nel senso che a livello di Jordan, a livello di LeBron James, a livello del povero Kobe Bryant, quello che pensa la gente. Perché se sono diventati Jordan, Bryant e LeBron James, il loro pensiero è: io devo arrivare lì. Certo. Figurati se me lo dice un risultato sportivo o ancora di più la gente. Kobe Bryant, ne ho svariate testimonianze, diceva: sì, vabbè, ma Jordan, ragazzi, Jordan giocava con le regole in cui non lo potevano toccare, con la difesa illegale, con quegli avversari ridicoli, io gioco contro le zone. Cioè, è evidente che Kobe Bryant pensava di essere meglio di Jordan, non perché Jordan fosse il suo nemico, ma perché per arrivare a sottoporti a quello a cui si sono sottoposte queste persone, devi partire dal presupposto che tu arriverai a essere. Figurati se gli può interessare il sentiment generale. Se poi invece tutto quello che c'è attorno a Jordan e a LeBron James ha interesse a tenere vivo questo tipo di narrativa, questa sì è solo narrativa e basta, lo capisco, lo rispetto in termini acritici, ma non fatemi partecipare al è vero o non è vero, che sarebbe come è meglio Jordan o è meglio LeBron. Sì, sì, no, no, non faremo assolutamente questa domanda. La mamma o la nocciola imbottito il tartufo, ecco. No, ecco, invece a livello di personaggio, di impatto mediatico, adesso come è cambiata l'NBA, cioè facendo questo salto di 25 anni, a livello proprio di presa sull'immaginario collettivo, sia di squadre, sia di gioco che di personaggi, come è cambiata l'NBA? Beh, è cambiata, diciamo, nel senso che viaggia su piattaforme diverse a una velocità diversa. Io non credo che sia cambiata in maniera così né dal punto di vista sportivo e neanche dal punto di vista della strategia generale di marketing. È che è diverso se tu come miglior macchina possibile hai a disposizione una macchina che va a 200 all'ora o una che va a 500 all'ora. Adesso si va a 500 all'ora e andando a 500 all'ora il tuo livello di penetrazione è molto superiore. Se noi avessimo avuto all'epoca di Michael Jordan le possibilità di non essere in America, ma diciamo di avere contatti autentici con gli Stati Uniti che abbiamo oggi, al costo e con la facilità che ci sono oggi, ovviamente il fenomeno sarebbe stato completamente diverso. Però l'idea è sempre quella. Io faccio diventare Michael Jordan, non, ripeto, con una sceneggiatura, ma lo faccio diventare all'interno di una cosa che è a tutti gli effetti sport, lo faccio diventare un fenomeno che va anche oltre addirittura la stessa pallacanestro e la stessa pallacanestro NBA. Oggi questo viene fatto con tecniche diverse, ma mi viene da dire la tattica più o meno è sempre quella. Ti leggo qualche commento, intanto in chat si stanno... Io poi sono curioso di chiedere una cosa, però no, vai, fai pure i commenti. Sì, tanto si sprecano i complimenti. Insulti. No, nessun insulto, dì il maestro, sei un grande Flavio. Quindi tantissimi complimenti. Ti leggo la prima parte di questa domanda, mi interessa perché non ti chiediamo qual è il più forte secondo te, ma quello che ti ha emozionato di più, ci chiedono in chat, il giocatore NBA che ti ha emozionato di più. Allora, questa questione dell'emozione è una domanda che torna e, diciamo, è evidente che tutti vivono anche di emozioni. Io sono in un periodo di riflessioni, vista la veneranda età, e una delle riflessioni è che le emozioni sono importantissime, come le passioni, ma la pretesa che viene quasi esclusivamente, o comunque in via primaria,
dalla componente mediatica, e quindi è in parte un mea colpa. Di ridurre lo sport solo a emozioni e passione è una pretesa intanto falsa, perché non è così, e soprattutto è controproducente, perché non ti permette di avere la ricchezza di angoli di visuale che un fenomeno così complesso ha. C'è l'emozione, c'è la passione, c'è la grettezza, c'è l'avarizia, c'è la generosità, ci sono un miliardo di cose. Se tutto deve essere, ritorniamo al discorso di prima, nei margini di emozione, passione, cuore, pensate a quante parole automaticamente noi connettiamo con l'idea di sport. E ci sono, e sono importanti. Però se cominciassimo ad attaccarci anche in maniera critica, ma non pregiudiziale, marketing, economia, eccetera, eccetera, secondo me avremo una comprensione migliore. Detto questo, giocatori che mi hanno emozionato, ce ne sono tanti, mi viene da dire Michael Jordan, l'ultimo canestro, io l'unico ricordo che ho è che al termine della partita ritenevo di aver visto un canestro importante, una partita bellissima, ma non mi sarebbe venuto mai in mente che sarei stato qui a 22 anni di distanza, il 13 luglio, a parlarne con gente che per la stragrande maggioranza ormai non era neanche nata, non solo non guardava, ma non era neanche nata. Quindi avrei dovuto emozionarmi di più? No, Michael Jordan ha fatto tre grandi azioni. Tra l'altro io la cosa che ricordo di più della partita è che prima di quelle tre grandi azioni nel quarto periodo aveva giocato abbastanza al contrario, ma queste sono le tipiche cose che vengono spazzate via. Poi di giocatori che mi hanno emozionato, ce ne sono tantissimi, non devono necessariamente essere parte di una serie. Dubito che ci sarà un The Last Dance sugli Spurs di Ginobili, Duncan e Popovic, scegliete voi l'ordine, però Ginobili, Duncan e Popovic mi hanno emozionato, anche se non c'è necessariamente un canestro all'ultimo secondo da ricordare, anche se, ripeto, su ESPN e su Netflix difficilmente andranno, eccetera, eccetera. Quindi mi ricollego a questo, ti faccio la domanda che volevo fare prima, perché questo è un gioco che tra noi colleghi, diciamo, quando vediamo i film per la prima volta, no? Ci facciamo spesso, no? Quando vediamo ai festival le prime mondiali di alcuni film, magari ci hanno colpito molto, ma ci chiediamo, abbiamo appena visto un film di quelli di cui parleremo tra 20, 30 anni, 50 anni, appunto, quando parliamo di capolavori o cose del genere, a volte ci lasciamo prendere, appunto, come dici tu, dall'emozione, dalla passione del momento. Però è una domanda che spesso ci facciamo. Quindi io mi chiedo, un po' hai risposto un po' prima, perché parlando appunto del canestro finale, ma quando tu hai visto Jordan per la prima volta, per esempio, comunque le prime volte, cioè tu hai capito subito che era un fenomeno, quel tipo di fenomeno? E mi chiedo anche, c'è stato qualche volta in cui magari ti sei sbagliato? Cioè ne hai visto un altro che ti ha dato quell'impressione che magari invece non è rimasto nella storia? Cioè, noi questo succede spesso, questo te lo dico, la premessa era che noi spessissimo ci sbagliamo, ovviamente. Se ne facciamo una questione di pallacanestro, è sufficiente, pur con il massimo rispetto. Naturalmente Di Olajuwon è anche del povero Sembui, povero in senso cestistico, e perché ha avuto tanti infortuni, succede, se ne facciamo un discorso di tipo cestistico, succede comunemente. Credo che sia riduttivo che per emozionare sia necessario, per emozionare nello sport sia necessario vincere, stravincere, vincere sette volte o quelle che sono la classifica cannonieri, fare l'ultimo canestro, andare in copertina su Time, Newsweek, USA Today, New York Times, eccetera, eccetera. Si può emozionare semplicemente perché la tua storia è significativa. Forse la cosa più difficile e che andrebbe più spinta, perché altrimenti ci emozioneremo solo per cose che abbiano dietro, e diciamo, macchina, come per esempio l'NBA che spinge Jordan. Bisognerebbe forse riuscire a emozionarsi di più, non tanto per il risultato assoluto in senso stretto e in senso lato, ma per come uno riesce ad avvicinare il proprio limite. È molto possibile che
io e altri ci siamo persi decine di storie in cui giocatori che non hanno vinto nominalmente niente, hanno fatto 8 punti di media per 4 anni nell'NBA, però quegli 8 punti magari possono essere straordinari rispetto al potenziale, perché loro solo per fare 8 punti ci hanno messo più di quello che ci ha messo Jordan, adesso non mi viene in mente un nome, però dovremmo riuscire a imparare a giudicare le cose relativamente a questo, altrimenti i film, i giocatori di basket, i libri di cui si parlerà tra 30 anni sono solo quelli che hanno fatto 35 milioni come la gara 6 certo. di Jordan, o hanno venduto 7 milioni di copie, e non è una prospettiva. Flavio, abbiamo raccontato del grandissimo impatto che ha avuto The Last Dance sul pubblico, perché è stato, avrei letto recensioni, è stato molto amato da noi in primis, dalla critica e dal pubblico, ma all'interno del mondo sportivo quali sono state le reazioni che hai intercettato tu, sia all'interno di quei Chicago Bulls, sia all'interno anche dei tuoi colleghi, insomma, che la percezione nel mondo sportivo e giornalistico di The Last Dance? Beh, diciamo... Sai, è molto diverso se lavori nel settore televisivo o meno, perché se lavori nel settore televisivo, vedere la tua materia nelle mani di persone che fanno quel lavoro comunque fa impressione. Magari non necessariamente tutti sono appassionati di questi temi, ma è molto plastica la visione di come, se a te danno X ore di girato, diventa una cosa. Se dai spiegato a quelle persone con quel livello e con quella scrittura, diventa un'altra cosa. A me quello che ha impressionato di più è vedere gente che non è dell'ambiente, non è necessariamente così attenta alle questioni NBA o alle questioni di Michael Jordan e dei Bulls, e che però si è calata nel... aveva ragione Pippen, no, aveva ragione Krause, no, aveva ragione Jordan era buono, Jackson farloco, eccetera, eccetera. Ma perché è la serie TV, no? Mi permetti, su una cosa siamo tutti d'accordo, la scelta infelice della camicia. Di... Beh, però, lì c'è il lato, cioè, ecco, Prendere Phil Jackson, per esempio, per il face value, no? Si dice in inglese, il valore nominale di quello che dice, significa prendere Phil Jackson per il face value della camicia, invece la camicia ti dice, ma secondo voi sono un santone o no che vengo a una roba del genere con questa camicia? Vi sto prendendo in giro o sono veramente molto avanti o sono indietro? Phil Jackson è straordinario, e forse una delle cifre veramente di quello che abbiamo visto è che Jordan e Jackson sono due personaggi che, aiutati da tutto quello che avevano attorno, però hanno fatto cose che prima non si potevano neanche immaginare, non si potevano neanche osare di immaginare, non dico fare, osare di immaginare. Prendere per i fondelli in maniera così solare il mondo come ha fatto Jackson, non solo il mondo, anche quelli della sua squadra, a cui raccontava a Luca che Giuseppe faceva schifo, a Giuseppe che Luca faceva schifo, poi diceva, ah no, ma guardate che è stato Flavio, eccetera, eccetera. Cioè, giocare così sul filo, nessuno lo avrebbe fatto, lui lo ha fatto come un equilibrista. Mettersi lì con la faccia di Jordan e dire... io sono il meglio, io sono l'NBA. Guardate che per la cultura degli anni 90 non era così scontato, anzi, era quello che in America si dice un no, no, non si fa. Ah no, tutti, siamo tutti uguali. Invece, questi hanno avuto la forza di osare. È stato un momento storico, naturalmente non viene solo da loro, viene da tutto quello che avevano attorno, ripeto. Però quella è, secondo me, una cifra molto, molto importante, che non c'è solo Jordan. Ci sono Jordan e Jackson, e anche qui moltissimi l'hanno presa come quanto si volevano bene, ma non è un problema di volersi bene, è un problema di menti a un livello diverso che hanno degli obiettivi di un certo tipo e che si trovano nelle condizioni di raggiungerlo e quindi trovano un terreno comune. Non è un caso
continua a venirmi in mente Kobe Bryant, è ovvio che Kobe Bryant è quello che, semplificando, ha fatto mandare via Jackson e poi ha detto richiamiamolo, perché se vogliamo vincere abbiamo bisogno di lui. Però se fosse stata una serie televisiva sarebbe diventato, hanno litigato e sono tornati amici. Non è così, sì, non è quello, certo, il punto. Ti perdi un po' di complessità con la narrazione, però è anche vero che tante persone vengono comunque a contatto con dei lati di personalità così complesse con i quali non verrebbero a contatto se non ci fosse la serie. È quella, ecco, un po' il binomio. Ecco, mi interessava, a proposito di contatto con le emozioni o con i caratteri, prima abbiamo parlato, no, se è facile associare lo sport solo all'emozione, secondo te The Last Dance quanto ha fatto capire che ci deve essere, immagino, e parlo da appassionato soltanto di sport e di basket, una dimensione di ossessione per diventare grandi? Cioè il discorso di Michael Jordan che fa terra bruciata attorno a sé, che pretendeva dagli altri, che guardava dritto verso l'obiettivo, cioè quanto ha, per diventare grandi, quanto bisogna essere ossessionati, quindi lasciando stare l'emozione, la passione, il talento, proprio con la dimensione dell'ossessione, quanto ha a che fare con questi grandi del basket e dello sport in generale? A livello individuale? Sì, 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 a livello individuale credo che l'ossessione sia una componente non necessaria, forse non sufficiente, ma probabilisticamente presente in tutti quelli che vanno un po' oltre la normalità. Prendiamo per buona l'idea di Malcolm Gladwell che per fare qualche cosa a un certo livello devi farla per almeno 10.000 ore. Significa che devi fare 10.000 ore. Se io non ho anche l'ossessione, o diciamo essere ossessionato da quella cosa, mi rende più facile mettermi lì e fare 10.000 ore di pallacanestro o di cinema o di giornalismo o di serie TV o di quello che è. Detto questo, sicuramente esistono esempi di persone molto ossessionate che sono andate semplicemente in manicomio e non hanno vinto i titoli NBA, o che non sono andate in manicomio ma non hanno vinto neanche la Coppa del Nonno. Non è una garanzia, non è l'unica maniera. Il termine ossessione è un termine, secondo me, delicato, perché contiene in sé un che di patologico. Non definirei mai Tim Duncan una persona apparentemente ossessionata dalla pallacanestro, però è evidente che un qualche cosa di quello che noi riconosciamo perché Jordan e quindi poi Kobe ce lo hanno trasmesso come ossessione, ce l'aveva dentro. Non si può diventare quella roba lì così perché sei bravo, questo è sicuro. Ci deve essere di mezzo una quantità di sacrificio, ossessione, applicazione, determinazione, spinta. Certo. Una singola parola è troppo poco. Per loro, visto che poi ha trovato anche un terreno fertile, capisco perché, ossessione è una parola che ha fatto grande presa. Credo perché tutti noi sappiamo che non siamo proprio ossessionati da tutto quello che facciamo. Ci sono delle cose che ci piacciono e le facciamo in un certo modo, ci sono delle cose che ci piacciono meno, a volte stupidamente, e le facciamo peggio. Quindi se arriva uno che dice, ah no, io sono ossessionato da questa cosa, noi proiettiamo il nostro immaginario, diciamo, mi piacerebbe be like Mike, o mi piacerebbe avere la Mamba mentality. Però, ripeto, non è una questione di Mamba mentality, non è una questione di essere cattivi, duri. C'è gente cattivissima, dura, autoritaria, che ha preso a pugni, come ha fatto Jordan con Steve Kerr, tutta la squadra, e non ha cavato mezzo ragno dal buco. È un po', ogni singolo aspetto contiene moltissimo, ma se poi, il termine inglese è pigeonhole, no? Se poi finisci per essere schiavo di quella parola o di quel concetto, diventa limitativo, diventa una compressione. Certo. Intanto ti faccio leggere, ma Flavio l'avete sequestrato per altre due ore, vero? Lo starei a sentire per sempre. Careful what you wish for, dicono. Attento ai tuoi desideri. Flavio, allora, io avevo un'altra domanda, questa qui è sulla The Last Dance, ma va un po' più sul,
sulla cronaca delle prossime settimane. Che ne pensi della scelta di riprendere a giocare nella cornice di Disney World a fine luglio l'NBA, così, per legarci all'NBA che verrà? Ma che ne penso? Che ci sono degli interessi importantissimi che vanno protetti, e cercare di proteggerli è una cosa che secondo me è positiva. Naturalmente scopro l'acqua calda dicendo che per proteggere questi interessi non deve essere neanche lontanamente immaginabile di mettere a repentaglio, fosse anche solo, la salute di mezza persona, non di una. Però questi interessi sono in gioco, e cercare di difenderli è quello che ha fatto dell'NBA la Lega di The Last Dance. Quindi mi sembra una questione fisiologica. Tutto coerente. Sì, non essendo, non sono particolarmente serio, seguo con interesse e attenzione, e di questi minuti non l'ho potuto approfondire perché mi sono messo in collegamento con voi la notizia che Westbrook è risultato positivo al Covid, e non è, non sì, neanche io, ed è non è a Orlando. Diciamo, al di là della questione Westbrook, oltretutto presumo che se tutto funzionerà non lo influenzerà più di tanto in vista del cominciare a giocare il 30 di luglio, però ecco, camminano sulle uova anche loro, questo sì. Hanno di fronte un avversario, se vogliamo identificarlo, nel Covid, che è tosto anche per loro, che sono preparati, che sono ricchi, che sono quest'aura da invincibile, che hanno professionalità, e credo che sia un avversario che rispettano in questi termini. Questo non gli impedisce di provarci, e al di là del fatto che tutti possiamo, se ne abbiamo voglia, avere desiderio di vedere delle partite NBA, credo che si possa guardare con favore all'idea di provare a ricominciare a giocare. Naturalmente, ripeto, l'avversario è molto forte, molto complesso, e sicurezza non ne possono avere neanche loro. Mi piacerebbe che questo venisse visto nella maniera giusta. Invece, per tutto quello che è successo, non ultime le elezioni, non ultimo George Floyd, certo, temo che gli si voglia attaccare da più di una direzione, NBA inclusa, qualche meta significato che non dovrebbe avere, a mio modesto avviso. Flavio, prima di chiudere, perché mancano pochi minuti, ti leggo questa domanda per tornare su The Last Dance. Quanto di quei Detroit Pistons ritratti in The Last Dance è conforme alla realtà dei fatti? Erano davvero i picchiatori di quegli anni, come li hanno insomma ritratti nella docuserie? Non so, posso dire questo. Ho avuto quello che considero il privilegio di conoscere Joe Dumars, che venne in Italia a fare un camp in cui io lavoricchiavo all'epoca, erano i miei. Uno dei ricordi, quello sì, che mi emoziona di più di quello che ho visto di pallacanestro, è Joe Dumars a tavola che finisce la colazione. Io dovevo portarlo in un posto e quindi sono fuori dalla sala della colazione che aspetto che lui finisca, ma sono abbastanza vicino da sentire, sta parlando con l'allenatore, Richie Adubato, un grande allenatore difensivo dell'NBA, e Dumars gli stava spiegando come secondo lui fosse molto più importante essere altruisti in difesa che essere altruisti in attacco. Noi pensiamo sempre che altruista è quello che fa un passaggio e non un tiro. Dumars invece spiegava a Richie Adubato: coach, io credo che l'altruista sia un difensore che aiuta, sia in termini letterali che in senso lato, un compagno, o perché è stato battuto o comunque perché ha senso aiutarlo, supportarlo in quel momento. Secondo me questa è una straordinaria lezione, non di pallacanestro ma di vita. E poi ho sentito forse Joe Dumars, che è figlio della Louisiana, parlare 4 volte in quella settimana, però in quelle parole un po' rubate c'è una cosa che io mi porto dietro da allora: l'idea che fossero dei picchiatori macellai
poi che giocassero molto fisico, molto sporco e molto cattivo, vabbè, questo basta mettere su un nastro, però c'è sempre tantissimo dietro al lato che tu hai in campo. Loro giocavano in quella maniera perché ritenevano, secondo me correttamente, che fosse la maniera migliore di arrivare al loro obiettivo. È un altro archetipo infiocchettato da The Last Dance, ci vogliono i picchiatori in ogni storia. Questa esatto. Dichiarazione la dovremmo mandare a Michael Jordan e vedere lui come reagisce una volta che l'ascolta, no? Non conosco i rapporti, ma mi mangio il cappello come Rocker Duck se Michael Jordan non ha per Joe Dumars un rispetto totalmente diverso da quello che ha per Isaiah Thomas, perché Joe Dumars lo ha marcato tanto e trova, se vuoi, una clip in cui Dumars faccia un ponte, gli dia una ginocchiata, gli dia un pugno come faceva l'Embiid, non la trovi perché quelli con la testa come Dumars sono pochi. Infatti non è un caso che ha scelto, no, il discorso di prima, che è tutto selezionato ovviamente, quello che serve, infatti, a fare l'epica. Si parla di Thomas che è polarizzante. Certo, assolutamente. Flavio, io starei davvero ore e ore, cioè, a parlare qui con te, è stata una chiacchierata bellissima, io ti ringrazio. Grazie mille davvero. Di Movie Player, del Festival, per la piacevolissima chiacchierata, speriamo insomma di ritrovarci, magari per un'altra chiacchierata insieme. Grazie davvero per essere stato con noi e averci impreziosito questo pomeriggio con la tua percezione mai banale, sempre puntualissima di The Last Dance. Grazie ancora. Grazie a voi e buon festival. Ciao. Grazie, alla prossima. Ciao, ciao. Caro Luca, io sono ancora emozionato, Giuseppe. Io sì, ho avuto una faccia inebetita tutto il tempo, probabilmente, non me ne scuso. È stato molto bello e molto interessante, perché veramente sì. Sì. È un punto di vista che ovviamente è completamente diverso da chiunque altro non abbia vissuto quell'epoca, quindi in modo, diciamo così, diretto. Molto bello. Lasciamo spazio alla prossima. Lasciamo spazio al prossimo panel, che sarà con Roberto Recchioni e Valentina Ariete, che ci parleranno di 007. Ha davvero ancora licenza di uccidere? Lo scopriremo fra 8 minuti, sempre qui sul canale Twitch di Movie Player. Caro Luca, grazie. Grazie a voi. A 10 Point di Campers, ricordate sempre. Ciao. Alla prossima.